Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze. E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. Ancora la 54esima edizione del Vinitaly, ci avviciniamo, per modo di dire, verso casa. Siamo proprio a Loreto Abrutino, nell'azienda Talamonti, e con noi Sergio Fraudentali, un addetto alle vendite sul mercato europeo. Innanzitutto, come sta andando questo Vinitaly che torna dopo 2 anni? Ah, bene, bene, molto bene, siamo molto contenti, è bello rivedere tante facce conosciute e non, è stato bello anche riabbracciarsi in qualche caso con persone conosciute che si conoscono e con cui c'è un bel rapporto. E niente, l'unica cosa, mancano un po' gli operatori asiatici, ma per il resto sta andando molto bene. Ne abbiamo visto un paio proprio in mattinata, è stata questa proprio un'eccezione. Come mai questa assenza? Ma pensiamo, purtroppo l'assenza è dovuta a loro, le due persone che avete visto provengono dal Giappone e mi spiegavano proprio stamattina che loro hanno ancora delle restrizioni abbastanza pesanti, anche per loro il rientro sarà un pochettino più difficile del solito, anche se non hanno quarantena eccetera, però il mercato dell'Asia è ancora un po' sotto pressione per causa Covid, diciamo. Ecco, prima di arrivare a parlare proprio dei mercati e di come è andato in questi anni proprio l'economia della cantina, qui al Vinitaly che cosa avete presentato di nuovo, se c'è, ma si vede già del restyling su qualche etichetta? Beh, diciamo, restyling è la prima volta che presentiamo un restyling sia per la tenuta Talamonti che per la tenuta I Lauri, perché la tenuta Talamonti, il restyling è stato fatto nel 2020. E quindi, nonostante abbiamo fatto qualche giro nei primi 3 mesi dell'anno con l'arrivo del Covid, non abbiamo potuto presentare il restyling Talamonti, però in questo lasso di tempo abbiamo comunque lavorato anche per il restyling della tenuta I Lauri, che presentiamo proprio qui a Vinitaly quest'anno. Sicuramente dal cognome non ci sono origini chissà quanto abruzzesi, forse sbaglio, però che importanza ha e come ci si sente ad essere poi parte integrante di un'azienda abruzzese e di un territorio così importante da vitigni autoctoni e da aziende importanti? Ma allora, sì, cognome, noi siamo una famiglia piccolissima che viene da Roma,
l'Abruzzo è vicino, è sempre stato vicino, e quindi è stato, diciamo, anche bello rientrarci e ritornarci dal punto di vista lavorativo. Io sono all'estero da tanti anni e portare l'Italia e riuscire a portare l'Abruzzo in giro è molto importante, e l'arricchimento che ho ricevuto anche dalla conoscenza un po' più nel dettaglio del territorio di Loreto Abruzzino è meraviglioso, ed è bellissimo cercare e di trasmettere il più possibile questo all'estero, perché è una terra da scoprire, che l'estero sta scoprendo, ma ci vuole ancora del tempo. Ma allo stesso tempo la cosa bella è che l'Abruzzo si sta aprendo all'estero, ci sono dei bellissimi cambiamenti. Hai citato più volte l'estero, si è addetto alle vendite proprio nei mercati europei. La pandemia ha dato un forte taglio all'economia, adesso c'è anche il conflitto bellico. L'azienda Talamonti come si è comportata in questi anni e come si comporterà in futuro proprio nell'Europa? Noi abbiamo imparato tanto, ma di base c'è stato l'importanza di essere reattivi e l'importanza di avere anche dei bellissimi rapporti con i nostri partner, che sono stati altrettanto reattivi, e siamo ripartiti con una forza incredibile che ci ha visto, diciamo, recuperare quello che si è perso nel 2020, nel 2021, e nel 2022 si sta andando ancora più forte. Conosciamo le potenzialità e la voglia anche dei proprietari dell'azienda Talamonti di andare sempre avanti. Allora, nel prossimo futuro dell'azienda o nella mente dei proprietari cosa c'è? Ci sono tante tante cose, tanto nella pentola, tanto che bolle in pentola. Ci sono sicuramente dei bellissimi progetti, soprattutto nel territorio vestino, nel territorio di Loreto Abruzzino, che sono proprio diretti al portare il territorio all'estero e portarlo anche in Italia, anche a far scoprire quello che è la realtà, con un bellissimo raggruppamento di aziende che stanno lavorando proprio in questo senso. Si parla di custodi Laureti, e parliamo allora a questo punto di uno dei termini che va più in voga in questo Vinitaly della ripartenza, che è quello dell'enoturismo. Esattamente, certo, soprattutto perché c'è voglia della gente. Io, venendo dall'estero, essendo anche residente all'estero, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di viaggiare, c'è voglia di iniziare a vedere il mondo e di ritornare in Italia, perché comunque è una terra meravigliosa e si profila sicuramente un aumento del turismo enoturistico. Sicuramente. E sicuramente il Vinitaly della ripartenza c'è, come ci eravamo lasciati 3 anni fa, anche la cantina Contesa. Purtroppo però, dopo anni e anni e anni, anni, c'è un'assenza importante. Vabbè, un'assenza temporanea. No, il Covid giustamente colpisce, ha colpito più o meno tutti, anche papà ha avuto questa sventura, però diciamo è ripresa, quindi mancherà per il primo anno dopo non so quanti, non siamo riusciti a contarli, però insomma è un'assenza per noi importante, stiamo cercando di sostituirla al meglio, ci proviamo insomma. Sicuramente degnamente. Allora, com'è andata il Vinitaly della ripresa? Allora, innanzitutto c'è tanta voglia di ripresa, e questo è positivo, c'era voglia proprio di rifarlo, di rivedersi, di parlare di vino, anche se poi purtroppo non si parla soltanto di vino, perché ci sono altre problematiche contingenti, tra cui il discorso guerra, che oltre a essere un problema reale per tanti diventa anche attuale per noi,
per la gestione poi dei costi, quindi si è discusso molto con tutti gli importatori, con i clienti, di quelli che sono gli aumenti, di quello che sarà la gestione futura di questa situazione, delle problematiche che ci sta causando, insomma. Quindi si è parlato purtroppo ancora un po' meno di vino e un po' più di problematiche che non ci dovrebbero riguardare, ma che in realtà ci hanno travolto. Comunque voi durante la pandemia non vi siete fermati, avete aperto anche a qualche evento, anche stando attenti, e lì è stata l'occasione per presentare nuove etichette, del restyling, ecco, non vi siete fatti trovare impreparati alla ripresa del Vinitaly? No, assolutamente, c'è stato del tempo libero forzato per pensare a cose che di solito vengono lasciate un pochino indietro, quindi magari rivedere tanti aspetti di comunicazione che ormai sono fondamentali, più e quanto del saper fare il vino, insomma. Quindi c'è avuto tempo di preparare nuove uscite. Per esempio, una decisione che abbiamo preso e abbiamo concretizzato è stata quella di passare al biologico, quindi siamo in certificazione biologica, quindi nei 3 anni di cambiamento, di transizione, quindi siamo formalmente già in gestione biologica della vigna, avremo la certificazione al 2023, questo è stato un cambiamento importante. Scelta perché? Scelta consapevole, non di mercato, anche se ovviamente il mercato si rivolge a questo tipo di prodotti, ma una scelta consapevole di tutela soprattutto del nostro patrimonio agricolo, culturale, ambientale, quindi con la consapevolezza di poter continuare a fare un certo tipo di qualità lavorando in vigna in maniera organica, che poi in realtà cambiamo poco rispetto a quello che facevamo prima, però una certificazione, quindi lo stare dentro dei parametri, e ci stiamo impegnando a farlo al meglio. Più o meno difficile fare questo? Ovviamente è più difficile, il clima in questo caso ci dà una mano, perché la siccità o comunque i periodi di siccità più lunghi favoriscono il discorso o rendono meno difficile la gestione biologica della vigna, insomma. Però resta comunque un punto molto importante, ci abbiamo messo tempo perché abbiamo valutato se fosse possibile farlo e siamo arrivati alla convinzione di poterlo fare con tranquillità. Ci sarà tempo di parlare di questo, anche di parlarlo ai vostri clienti, ai vostri amici, che ritroveremo e ritroverete sicuramente per quanto riguarda le cantine aperte. Assolutamente sì, anche quello un momento importante, anche se si è già fatto l'anno scorso, con attenzione, lo rifaremo ancora quest'anno con attenzione, quindi con le prenotazioni, cercando di gestire i flussi, non può più essere l'evento che era prima, per ovvie ragioni, però questo ci permette anche di farlo con più qualità, perché quando si può fare in numeri magari più piccoli e più organizzati si riesce a offrire ancora più professionalità e una migliore proposta ai nostri clienti, ai nostri amici che ci verranno a trovare. Quindi aspettiamo l'ultima settimana di maggio, insomma. Chiudo, si può iniziare a fare veramente l'enoturismo? Speriamo che si inizi a fare veramente, noi ci crediamo, voi lo sapete, bisogna alzare secondo me la proposta, perché poi lamentarsi del fatto che non ci sia domanda è sì corretto, ma bisogna farsi la domanda, bisogna chiedersi perché questo non accada, evidentemente la proposta non è adeguata, quindi dobbiamo elevarci noi come produttori, come ospitalità, come servizi, e dopo di conseguenza secondo me verrà anche più persone a trovarci, insomma. We'll be right back.
Torniamo al Vinitaly, alla 54esima edizione. Ormai lo sappiamo tutti, dopo 2 anni dalla pandemia, e c'era mancata anche un po' la vinosofia. Ritroviamo il vinosofo che con la sua azienda chiusa grande torna al Vinitaly. Con quali prospettive? Beh, la vinosofia si basa su pochi concetti semplici: il piacere e il benessere. E in questo momento c'è bisogno di queste sensazioni, perché dopo questo lungo periodo di pseudodepressione dovuta alla pandemia, quindi c'è bisogno di cose positive, c'è bisogno di riaprirsi un po' al mondo, di riaprirsi ai contatti con le persone, quindi anche con gli appassionati del vino, con i nostri clienti, quindi c'era proprio bisogno. Aver basato la vostra vita, la vita della cantina, sulla vinosofia vi ha aiutato in questi anni, e sembra di sì, in questi anni di chiusura? Sì, ci ha aiutato sicuramente, anche perché sicuramente la vinosofia aiuta anche a capire la pandemia, perché con la pandemia la natura ci ha voluto mandare un messaggio ben preciso, che è quello di tornare a un rapporto con la natura. Cioè, secondo me la pandemia è stata una punizione della natura a un comportamento troppo scellerato da parte nostra, e quindi la natura ci ha mandato un segnale molto forte, e questo è in linea con il claim della nostra azienda, una frase di Francis Bacon: alla natura si comanda solo ubbidendole, un apparente controsenso dove per comandare tu devi ubbidire alla natura. E quindi la natura ci ha ricordato questo, che non possiamo sempre pensare che si fa tutto con la chimica, non possiamo pensare che possiamo, per esempio per quanto riguarda l'agricoltura, coltivare sempre in maniera più intensiva, sempre cambiando i principi attivi, perché vinceremo così. Non funziona così. A un certo punto la natura ti dà un contraccolpo e ti fa capire come funzionano le cose. Voi avete obbedito alla natura e in questi anni l'avete anche curata, e da qui sono uscite fuori nuove idee. Che cosa avete presentato e che cosa state per presentare al mondo dell'esterno del Vinitaly? Allora, gli ultimi prodotti che stiamo presentando sono i Non ti scordar di me. Il Non ti scordar di me, bianco, fatto con la nostra passerina, è già da qualche mese sul mercato. E adesso, dalla settimana prossima, cominceremo a presentare anche il Non ti scordar di me rosato. Che tipologia di vini sono? Così li spieghiamo anche, no? Ai nostri amici che ci ascoltano e che magari vogliono interessarsi a questo. Allora, parliamo di Charmat Lungo, due spumanti Charmat Lungo Brut come categoria. E il bianco è fatto con la nostra passerina, il rosé è un blend, e sono prodotti che, con un costo accessibile, danno spumanti di altissima qualità e che sono sia adatti per un aperitivo simpatico, ma addirittura sono in grado di reggere un tutto pasto come se fosse un metodo classico, come il nostro Deus. Giustamente si è lavorato tanto in questi anni, lo abbiamo detto, e va rivisto anche un po' il packaging per essere accattivanti, per essere ancora competitivi sul mercato. Sono arrivati nuovi per la nera, per la rossa e per la bianca. Sì, abbiamo cambiato il look della nostra linea più importante, la linea dell'Eros, dove abbiamo il Perla Nera, che è il vino della passione del tormento, il Perla Rossa, il vino della passione carnale, e poi il Perla Bianca, l'amore assoluto corrisposto. Come si può vedere, le etichette sono fatte su più strati per dare il senso della profondità, dove viene nella parte centrale in basso rappresentata un'ostrica, e al centro dell'ostrica abbiamo posizionato la perla, che appunto è rossa, nera oppure bianca, per caratterizzare in maniera ancora più forte questi nostri prodotti e per renderli più facilmente associabili tra
il concetto che evoca il nome del vino e l'immagine dell'etichetta. Cosa vede nel futuro anche commerciale? Ma nel futuro stiamo cercando di concentrarci molto sullo sviluppo del mercato italiano, perché magari lo so, siamo un po' in controtendenza, perché sicuramente è più difficile investire nel mercato italiano, ma noi ci crediamo tanto e vogliamo provare ad essere anche un po' profeti in patria. Mi dirà sicuramente di no, perché comunque è sempre stancante, ma quando mancano o quanto mancano all'azienda gli eventi che si facevano anche in cantina? Sono mancati tanto, anche perché noi negli ultimi anni abbiamo investito molto sull'enoturismo, sull'accoglienza. Tutta la parte del nuovo fabbricato è interamente dedicata all'accoglienza, agli eventi, però stiamo notando già che da qualche mese le richieste di eventi sono aumentate veramente in maniera notevole. Si vede che le persone hanno voglia di tornare a stare insieme, sia per quanto riguarda le degustazioni, ma soprattutto anche per quanto riguarda gli eventi. Siamo molto felici del fatto che quest'anno riparteciperemo all'evento principale di Cantine Aperte, l'ultimo weekend di maggio. Nelle due precedenti edizioni avevamo preferito non aderire, perché ci sembrava un controsenso fare Cantine Aperte con quelle norme così restrittive, e quindi avevamo preferito lasciar perdere. Sono felici i vostri amici, i vostri appassionati che torneranno in cantina? Sì, e noi siamo felici per loro, perché sono tanti, tantissimi che ogni anno ci vengono a trovare a Cantine Aperte, e questo che ci aiuta a ricaricare le batterie, ci dà energie, perché è veramente molto bello vedere migliaia di persone che vengono in cantina per degustare i nostri prodotti. Tra i paesi che spesso sentiamo citare quando si parla di olio in provincia di Pescara, ma a piccoli passi, grazie alla volontà ventennale da quando per la prima volta ha partecipato al Sol, anche Elice entra di diritto a quello che è l'importante mondo dell'olio in Abruzzo, e lo fa grazie anche a Gianfranco De Massis, che oggi è qui al Verona con la sua azienda. Sì, infatti siamo qui presenti, qui al Sol, al Padiglione del Sol, che siamo tornati operativi anche dopo 2 anni di assenza, ma per motivi del Covid che conosciamo tutti quanti. Io ho partecipato già molti anni fa, è stato veramente molto utile, e quindi sicuramente così è stato migliorativo per la nostra attività, per la nostra azienda, e soprattutto per far conoscere i nostri territori e le nostre specialità, perché noi in Abruzzo, specialmente nei territori dove abitiamo, dove ci occupiamo, dove lavoriamo, abbiamo soprattutto l'olio e vino. Quindi qui al Vinitaly non poteva mancare il nostro olio, l'olio di Elice, l'olio dei nostri territori. E naturalmente questo anno per anno io vedo che c'è sempre un grande successo, sia da parte di coloro che ci vengono a trovare, ma anche coloro che si occupano di questo settore. Che tipo di olio è quello che fate voi a Elice e quello che comunque si trova sul vostro territorio? L'olio
proveniente dalle olive presenti nel territorio di Elice, non è soltanto la dritta come magari accade per la zona di Loreto o Pianella. Noi oltre la dritta abbiamo anche il leccino e adesso si sta espandendo anche la cultivar del leccio del corno. Comunque sono degli oli, una miscela di oli, non è un monocultivar, però naturalmente ha le sue le sue particolari di bontà e viene apprezzato, specialmente con adesso si è cambiato anche il modo di procedimento di estrazione dell'olio, quindi abbiamo rinnovato le macchine, investito in nuova tecnologia e questo fa esalta ancora di più la bontà e le caratteristiche che le olive contengono. Ha parlato di miscele o se vogliamo anche di blend e questo è importante perché con i cambiamenti climatici soprattutto la dritta sta avendo particolari difficoltà. Sapere che l'olio delle nostre zone, delle nostre terre sono così di facile associazione con altre dà la possibilità anche alle vostre aziende di continuare il lavoro svolto negli anni. Sì, senz'altro, come no. Questo è molto importante. Comunque operare in questo settore, ma è molto importante sicuramente migliorare nella qualità, migliorare proprio dalla A alla Z, nel senso dalla coltivazione a tutti i processi che fino al raccolto e poi di conseguenza anche all'estrazione, quindi alla conservazione e tutto il resto. È importante il tutto e naturalmente questo sempre a beneficio di coloro che dei nostri clienti che possono assaporare veramente le nostre bontà. Vediamo anche con una battuta lei al Vinitaly, tra virgolette, anche in doppia veste come sindaco di Elice, riconfermato. Ecco, questo è un modo anche per promuovere il vostro territorio e la vostra città. Purtroppo quella festa bellissima che si faceva anche per la pandemia ha dovuto rimodulare, ha dovuto per adesso fermarsi, ma comunque anche quello era importante. Ecco, al Vinitaly per promuovere Elice in tutte le sue sfaccettature. Sì, parliamo della rievocazione medievale. Aggiungo che da quest'anno Elice è diventata, ha avuto l'onore di far parte della città dell'olio. Questo è un riconoscimento come altri paesi come Moscufo, Pianella, Loreto, Collecorvino, Penne, che sono insomma che Elice si trova proprio alla periferia di questi paesi, però anche Elice ha le sue. La sua superficie dedicata alla olivicoltura. Questo ci fa onore e naturalmente insomma, proseguiamo con grande passione e con grande soddisfazione. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messere, Mondo e Pianella. Una banca differente, che
che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci. La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.